Ah, inginocchiati inutili esseri, chiamate Glammer, che di oggi. Oggi sono qua con una felpa prestata perché la mia lavatrice, questa grandissima meretrice, non me l'ha lavata. Inginocchiati, inchinatevi, esseri inutili. Essere inutile, ma perché sto stai in albergo lei che devo per forza fare la lavatrice adesso? Bisogna aspettare. Vado avanti. Esseri e patatine che neanche me la stanno dando. Se ne cade al 9% delle donne. Che fa? Ve ne scappate che ci sta un minchione di 40 centimetri che vi fa paura. Come dice, non mi ricordo come si chiamava l'attrice, che avete paura del mio pene, e lei diceva avete paura delle mie tette. No, hanno paura che decrepita. Più che altro è questa. Barbara. Non faccia così, che Barbara è una brava donna. Oggi sono qua a portarvi un cult che neanche vi meritereste che ve lo porto. E sto tornando sempre io che quello disgraziato sta spensando a non so che cosa e quindi sono sempre io a portare qua le Faccia video. vedere. Dimensione d'errore 1986 con un debutto spettacolare di Fred Decker, scrittore e regista di questo film. Che se uno dice questa è un'opera prima, da qua devi capire che è una persona che sa fare il suo mestiere. Messo le mani per la prima volta in una cinepresa, forse avrà fatto qualcos'altro, ma si è messo all'opera a fare questo lungometraggio che è rimasto nelle menti di tutti i ragazzi che sono nati negli anni 80. Tutti se lo sono dimenticato perché era divertente, orrifico, fantascientifico. Sembra che sto vendendo le batterie dei pendolo. Allora. Senta, si metta in posa con il film così facciamo la foto. Ma no, ecco. Che nascondere, che sto facendo? Dicevo. Allora, abbiamo qua una trama più che semplice. Inizio che vediamo questi gnomini alieni brutti come la fame che corrono, che cercano di acchiappare un altro alieno fetente e fetoso, che praticamente si sta portando via questo esperimento che non vogliono che viene lanciato sulla Terra. Forse che lo stanno sperimentando, lo stanno facendo peggiore, vogliono attaccarci. Non si sa che cosa vogliono usare questa arma batteriologica nei nostri confronti, forse in qualche altro pianeta. O di altri alieni all'interno della galassia. Quindi questi alieni brutti cercano di prendere questo qua, ma lui Questo disertore. riesce, questo traditore, riesce a lanciare questa capsula Capsula? nella Terra. Nella Terra siamo nel 1959, bei tempi quando c'erano certe puttanone negli anni 60. Che bei tempi. Sì, ma lei Che lo sa bei tempi. che vede, lo sa benissimo però che non erano troppo scoperte come Lo adesso, so, eh? e c'era bello perché te lo immaginavi. Dici, come Ecco. ce l'avrai i capezzoli? Invece ora cammino senza regia. Ah, però già negli anni 60 qualcosa già si vedeva. Qualcosina. Qualcosina. Abbiamo questa coppia, no? Classica, si mettono nella montagna a godersi, no? Lo spettacolo, il panorama, la città. Io me lo ricordo pure io, l'ho fatto una legge, no? Andavo in montagna. E cercavo prostitute, diceva qualcuno. Io bussavo nei finestrini, se le do 10 euro, me lo Ma succhio. come c'è come le E prostitute in prendi certe montagna? volte. Io mi ricordo che c'era questa coppietta che per 10 euro lui me l'ha succhiato. Lui! Sì, mi ha detto che si doveva comprare le sigarette, non distributore. In quei malati di Sì, me l'ha sigaretta, succhiato, ok? però mi ha puzzato il pene di sigarette. Già aveva di tabacco. Un po' bruciato. Perché forse a quei tempi non c'erano le sigarette adesso. Ci sono quelle normali, ma anche quelle profumate alla menta. Quindi non ci sono c'ero. Allora, perdiamo tempo. Prego, continui. Dobbiamo parlare del film. Lei deve parlare del film. Ha ragione, Allora, io posso raccontare la storia. Lei non è adeguata. ha ragione. Ah, non sono Io, adeguato. questo è il mio spazio. Ormai sono io che porto le recensioni in questo canale. Quello là non porta più un Ma cacchio. che ha detto, non porta niente, Non ha pure porta da niente. È fare. un inutile essere Ma schifoso. guardi che abbiamo pure da fare col È un bambino, essere eh! inutile. Puh! Senta, non si faccia dare un calcio sotto che poi per un bel po' non fa pioggia lei! Allora,
Qua al 59 è scappato da un manicomio psicopatico tipo Michael Myers. Sta facendo vittime all'ascia come fossero praticamente uccellini in stagione per fare gli uccellini. Per fare gli uccellini, Battute che non me ne escono perché uccellini. il cervello non mi funziona bene. Ecco, se sei pure quella decrepita il Abbiamo cervello. questo poliziotto in servizio da una ventina di giorni che la sua fidanzata ha lasciato e si è messo con un altro. Lui soffre come un cane con questi suoi baffoni che sembra il padre di Katia. E praticamente lui rimane male perché praticamente vede che questa qua si è già fidanzato con un altro. Dice io come sono fatto poliziotto e tu te ne metti con un altro. Io almeno ti posso dare a campare, ti posso dare la mia depensione quando mi spareranno in una rapina andata male. E tu ti metti questo qua, questo capello che sembra uno scopettino rocesso. E quindi, alla fine, questa disgraziata che neanche fa vedere le tette verrà scannata dall'assassina. E qui verremo catapultati Aspetta. a avere la mascurtata la capusola. Allora, mentre questa coppia vede il cielo stellato, come fanno Vedrà tante questa coppie, capusola che ah, casca. e che fa il cretino? Poi Vede il spazzano del fidanzato? cesso. Vuole andare a vedere sto capusola. E ci va anche, Ci riesce va, pure a lo vedere dove è vedo, precipitata. Riesce a vederla. E che lo vedo. succede? Succede La che il coglione ci capsula va a si vederlo. va? La capsula Lei si la rimane da rompe. sola. Io mi dicevo, ma succhiamo il pene. Anziché Cioè, guardare la ah, capusola. ecco, questo sì, vabbè. Venga, E adesso si succede? tengo qua e tizziz. A lei c'ha pure belle tizzine. Allora, la capsula che succede? Si rompe ed è fuori esce una specie di sanguisuga enorme. Mamma mia, sembra una sanguisuga enorme. E rientra in bocca, basta, non fa vedere più niente. E poi fa vedere questa poverina che viene fatta a pezzi da questo killer scappato. Ma che sta facendo? Ah, sa, io parlo e lei fa mima, ho capito. Da questo manicomio. E questo, cosa vuole dire? E qua si erano catapultati nell'86 quando è nata questa prostituta meretrice Zoccolone. E siamo nell'86, epoca che io amo la follia, gli anni 80 sono il top tra tette, horror top e donne che non ve le scordate più dalla vita, altro che le donne di oggi. Tutte Tutto rifatto. rifatte, non parlo di quelle che ci seguono, il 9%, che poi scappano anche le 100 donne che ci sono rimaste nel suo calano. Ecco, sono scappate quelle Barbara, fammi vedere i tuoi seni. là. Fammeli succhiare. Anche volevo vedere se è rifatto o non, No, Barbara. Barbara sarà naturalissima, le lecco tutte quante al capezzo e le faccio diventare duri. È perché lei fa Allora, l'amore. perdiamoci tempo, parliamo del film, no? Parliamo del film, dobbiamo essere seri qua. Ecco, appunto, non faccio alzare qualcos'altro, lei. Allora, Ah! Basta. abbiamo questo ragazzo con quest'altro amico suo che si innamora facilmente di ragazze, appena le vedi, ma la voglio sposare. L'amo, la voglio. Io invece non voglio sposare con nessuno perché così sono libero di trombare tutto quello che si cammina e si muove nel mondo. Perché accontentarsi di una non va bene. Mi sta ascoltando? Ah, sì. Non fidanzatevi mai, non sposatevi mai. State sole, scopate con tutti, Ma che orge, consiglia lei? No! orge. Provate cose Ma anali, come cosa andate a fare le persone prova, come andate sono con i io? uomini, andate con i trans, No. andatene con gli alieni, Guglielmi, se si con i trova. motorini truccati. Con i motori truccati, Tutto certo. dovete provare. Ma che prova? Uno deve fare le cose serie. Tutto, Levarsi tutto. Un la trans coscienza. alieno. Il transaleno, sì, questo Il non è gay vero. alieno, tutto dovete provare nella vita, che provandolo una volta nel culo vi piacerà sempre. Sicuro, penso che i nostri iscritti maschi non penso che approvano sta cosa. Ma non penso che sono loro omofobi. Guardi lei con questo culettino qua, questo è un bel culettino che si muove. Allora, questo ragazzo si innamora di qualsiasi donna che si muove. Ma ci ascoltano, porca miseria, che mi fai qualcosa. La sto ascoltando, non sto guardando neanche il Allora, tubo. questa ragazzina, questa Sì. ragazza, sì, sono ragazzina, sto ragazzo si innamora di questa qua, sta fanciulla, belle tette, da lontano, che c'ha Guardi. le tettine piccole però, c'ho più tette io. Ecco. Lui si innamora subito, l'amico suo dice, ma porcaccia la miseria, una passeggiata, ti innamori di quella del gelatà, ti innamori della cassiera, ti innamori di quella della post, ti innamori di chi ti porta i giornaletti porno, ti Non innamori... butta via niente questo Lì si qua. innamora di tutto. Dice, sarà la classica cotta che c'hai sempre, alla fine non fai un cacchio perché hai paura, sembra parlare.
Io cerco sempre di aiutarti. Questo ragazzo, poverino, sta in stampella ed è un simpaticone che fa battute davvero divertenti per tutto il film. E nel frattempo, loro, per fare colpo su di lei, loro decidono di entrare in una confraternita e questa confraternita gli dice una sfida. Dice la classica confraternita, io mi ricordo quando per entrare in una confraternita io, ma ti devi fare tu una pecora. Non Scommetto che l'ha fatto lei. lo dico. Immagino Non già. lo dico, non lo dico. Allora, e questi ragazzi non ci propongono questo, loro lo dicono pure, ci dobbiamo fare qualche animale. Dice no, dovevo rubare un cadavere e metterlo davanti alla porta dell'altra confraternita che ci sta sui maroni. Loro andranno lì, cercheranno qualche cadavere da asporto, ma non riescono a trovare niente. Trovano l'unico cadavere che sotto ghiaccio manco fossero i bastoncini Findus. Ah, ho capito. Trovano questo qua che è proprio quello il cretino stupetto. Vent'anni prima. Quello 20 anni prima, quello là che nel 59, quello là che c'era lo spazzolino nel cesso, che gli ha rubato la fidanzata al poliziotto baffuto come il padre di Katie. Allora, loro lo vogliono scongelare. L'altro dice: no, non farlo, non farlo. Gli dice il protagonista del film. Quello lo fa e mettono in guai tutta la città perché questo qua c'ha sti cose che escono, questi vermi neri. Ma non c'è bisogno che fa così, queste specie di sangue, specie di sanguisughe enormi E qui questi. saranno cacchi amari. Il film diverte, ci sono delle battute interessanti, bello splatteroso, belle mine che si vedono pure. Peccato che i culi non si vede. Si vedono queste mine disfuggite, Ma uno purtroppo deve lei. cercare di mettere posa nel momento giusto, prendere tre fazzolettini, prendere un lubrificante e spararsi tre seghe. Cioè, è molto interessante questo. Noi, Questo film il regista praticamente. doveva. L'unica pecca di sto film, lui doveva riprendere bene i seni. Doveva riprendere un primo piano, bello, 40 secondi, 2 minuti, fermo lì. Praticamente lei ha buttato nel cesso il film. No, no, il film è bello, No, però il se. film è una Io fascina, volevo più secondo scene di nudo, me. Ah, mi più dispiace. scene di sesso. Ma quale Il sesso? sesso fa bene, se no lei neanche nasceva, se non veniva ingravidata sua madre. Ho capito, ma lasciare uno lo fa che è sposato e Eppure si vuole io l'ho bene. fatto, ma pure io l'ho fatto i figli. Però non l'ho mai riconosciuti. Appunto, lei è una chiavica. Perché io non posso perdere i miei balli in baini. Io Certo, lo so. devo trombare. Sì, lo so. Devo. Guarda. Deve? Devo fare tutto. Deve fare tutto Io lei. quindi vi consiglio di andarlo a vedere. Un film che merita, che vi divertirete. Farete due risate, vi divertirete con le splatter che ci sta e vi potete sparare qualche seghetta pure nel frattempo. Io come se mi ringrazio a tutti. Vuole dire qualcosa? Nient'altro. Inizieranno a muoversi perché questi qua, quando entrano dentro i corpi, prenderanno vita i corpi e si inizieranno a moltiplicarsi e cercheranno di entrare in altri corpi. E qua, ragazzi, insieme all'altra persona, dovranno cercare un modo, insieme allo sceriffo, il poliziotto, di debellarli. Abbiamo anche un'ottima fotografia, ottime musiche, sia quando mi andano nel 59, sia quando nell'86. Ottima fotografia e ottimo montaggio e una regia che non lascia spazio alla noia. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio. Qua sotto vi lascio la mia wishlist sulla qualche film da recensire da portarvi qua. Io vi ringrazio, ci vediamo. Oh, alla prossima. Inginocchiatevi, mi raccomando. Lei non dice niente. Ciao a tutti. È finita. Sì. Alla prossima.